Singolare presentazione del progetto di pianificazione comunale riguardante il sessennio 2014-2020 che si terrà appunto presso la sala consiliare del Palazzo di San Domenico. Incontro ecco finalizzato a produrre ancora una volta un rapporto mediatorio tra l'amministrazione comunale di Manfredonia e l'antenna PON RC Puglia nell'ambito appunto della ricerca e della competitività. Il ruolo dell'antenna è questo, cioè fare in modo che i nodi dell'antenna, appunto, come quello di Manfredonia che avviamo oggi con questo incontro, aiutino diciamo, le comunità locali ad avvicinarsi, a impossessarsi in qualche maniera del tema della ricerca e dell'innovazione, affinché le risorse che vengono utilizzate in questo settore possono avere nel futuro una ricaduta concreta sui territori per le comunità locali con risposte efficaci per i loro bisogni. Ecco, questo è il compito dell'antenna, fare in modo che ci sia un incontro fra domanda e offerta di ricerca e innovazione, e noi crediamo che il ruolo del comune sia fondamentale per favorire questo percorso. È una scelta del Ministero della Ricerca sul prossimo programma ricerca e innovazione. L'antenna PON è nata nella vecchia programmazione 2007-2013 e incontriamo l'interesse di tanti comuni e ovviamente della Regione Puglia, che con il settore sviluppo economico, ricerca e innovazione sta facendo insieme a noi questo percorso. Sì, con l'assessorato all'IST praticamente calziamo a perfezione quello che è l'obiettivo dell'antenna. Il LIST è un laboratorio di innovazione e sviluppo territoriale nato con una delibera di Consiglio Comunale del 2011, dove un gruppo di progettisti tecnici, esperti in neuroprogettazione, si unisce in un nucleo esterno a quello che è l'amministrazione comunale per captare bandi europei. Quindi il lavoro che è stato fatto in questi 21 mesi da quando io sono arrivata qui è proprio questo, cercare di in qualche modo captare i bisogni della comunità e renderli progetti. Il mio obiettivo è quello, e stasera noi diventiamo antenna nodo dell'antenna PON Puglia, che è un evento importantissimo. Essere antenna significa captare i bisogni della città, che lo possiamo fare solamente tramite questi incontri nella quale ci rapportiamo alla città, e quindi cambiamo totalmente la visione culturale, cioè delle scelte che cadono dall'alto, e rendiamo i cittadini partecipi del loro futuro. L'antenna PON esiste da un anno e mezzo. Quello di cui parlo io in realtà è un esercizio di foresight territoriale, cioè come vedere strategie possibili di sviluppo nel territorio. Quindi il mio ruolo oggi è quello di vedere le risorse del nostro territorio, di raccontarlo, di analizzarlo, di commentarlo con gli operatori che sono convenuti e capire quali possono essere gli sviluppi. Manfredonia è un territorio straordinario, ricco di paesaggi che vanno dalla duna, dal mare alla pianura, agli ulivi, all'altopiano, alla montagna. Ha 6 paesaggi che abbiamo individuato e ha un attrattori culturali straordinari. Insomma, sappiamo la bellezza di San Leonardo piuttosto che di Santa Maria Maggiore o di Poggei Capparelli, che adesso sono destinatari di finanziamenti e quindi anche di una loro valorizzazione in termini museali, quindi saranno museo di se stessi e anche voglio dire, racconteranno il nostro territorio attraverso il Museo Archeologico della Daune. È un territorio che quindi offre moltissime potenzialità. Vorremmo con questo incontro stimolare gli operatori del settore a, come dire, investire nella direzione giusta, che è quella vocazione naturale del nostro territorio, che è quella del turismo e delle attività produttive. Mettendo a sistema queste cose, sovrapponendo i layer del paesaggio, della cultura, dell'enogastronomia piuttosto che del turismo, io credo che questo territorio possa realmente partire, quindi il paesaggio può essere il nostro volano che ci può condurre e rendere competitivi chiaramente in Europa. La sfida delle città in futuro sarà proprio quella di essere competitive e attrarre investimenti. Non sarà più solo un lusso andare a prendere soldi in Europa, sarà una necessità, un obbligo, sarà una buona governance che dovrà fare questo. Quindi partiamo dal territorio, da quello che abbiamo, e pensiamo di valorizzare quello.
Antenna PON è l'esempio di una rete che si è costituita tra diversi soggetti istituzionali e organizzazioni di categoria sociali per aumentare la competitività del territorio e non per guerre tra campanili, ma per aumentare appunto il livello di qualità non soltanto dei servizi, ma soprattutto della ricerca e dello sviluppo. Noi abbiamo con la cabina di regia dell'Ente Parco realizzato un sistema di rete territoriale tra tutti quanti i comuni, quindi già prima di Antenna PON. Quindi era assolutamente logico e fisiologico che il parco partecipasse a questa iniziativa, perché è comunque una componente importante il parco di un territorio che è composto non soltanto dagli enti territoriali dei comuni, ma anche dalle associazioni e dalle imprese, oltre che dai cittadini. Quindi mettere in rete queste conoscenze per aumentare attraverso la ricerca e lo sviluppo la competitività del territorio è assolutamente, ripeto, fisiologico all'attività che stiamo svolgendo.